Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Alexios non solo possedeva tecnologia Isu, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Alexios. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo ittiti o traci. Non lo farò, anche se i traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Alexios e Deimos, cioè Cassandra, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo? Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Il centro dell'universo, 400 a.C. Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Dell'email. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Alexios corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. L'opportunità di vedere il passato è il motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante. Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto, ma non so molto di lui. È un genio. Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica. C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse. Vederlo nel suo mondo, camminare nella polis e... scusami, è praticamente il mio eroe. Ognuno ha i propri eroi. Yeah! Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa, fammi sapere.
Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Sembra Third Echelon. O era Fourth? Come va lì fuori? Bene. Nessun pericolo in vista. Lavorare ancora insieme è bello. I nostri metodi sono compatibili. Ce l'hai ancora con me dall'ultimo incontro con l'Abstergo. Mi dispiace, non sapevo che quelle colline in Quebec fossero così ripide. Ma ehi, i tuoi riflessi da Yakuza ci hanno salvato. Scusa, ex Yakuza. Siamo tutti vivi e le ferite sono guarite. È tutto ciò che conta. Certo, torno all'Animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto per trovare il bastone. Ma ci sono un sacco di possibilità, un sacco di scelte. Non è facile prendere quelle giuste. Tu eri nella confraternita giapponese. Cosa faresti? Farei un passo alla volta. Osserverei prima di agire. Oppure ucciderei tutti e li perquisirei in cerca di risposte. La scelta è tua. Grazie per l'aiuto prezioso, Kiyoshi. Ti lascio al tuo lavoro. Farò rapporto se l'Abstergo si fa viva. Chissà se i gemelli Frey riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Alexios. Ok, sarò sempre qui con te.